Ciao ragazzi, allora mi vedete sistemata nello stesso modo perché sto cercando di girare più video, di registrare più video uno dietro l'altro, visto che ho il pomeriggio semi libero, fra poco mi dovrei iniziare a preparare per andare in palestra. Il video di oggi, di ora, è un video dei prodotti, dei regali ricevuti a Natale e qualche acquisto che ho fatto poco prima del periodo di Natale e subito dopo. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare è un regalo fattomi da Bata. Questo regalo me l'ha fatto mia zia, è una borsa di queste, non so se si riesce a vedere, è bella grande, ha sia la tracolla molto lunga che non si può accorciare, ma si può leggermente allungare, e sia due manici per poterla portare ovviamente o a mano o a braccio. Lateralmente ha delle piccole, delle lunghe cerniere che sì, c'è una tasca relativamente grande tipo tasca di jeans sia da una parte che dall'altra. I dettagli sono dorati, la borsa è un color taupe, la chiamo qui sul targhettino, sì, borsa casual la chiama, sintetica ovviamente nei capelli, color taupe. Dentro ha una cerniera che la richiude e ovviamente c'è la taschina qua, la taschina interna con la cerniera, e dall'altro lato due senza cerniere. Come ho detto, questa me l'ha regalata mia zia a Natale e l'ha presa ovviamente, l'ho detto già, da Bata. Il colore mi piace tantissimo, ora la inizierò a sfruttare visto che ho fatto il video. Io non, le cose che mi vengono regalate o che vi devo mostrare cerco sempre di non utilizzarle ma di mostrarle in video, perché è brutto vedere le cose un po' toccate eccetera prima di fare il video. Invece la mia cuginetta sempre a Natale mi ha preso questa bella cintura in nero con dettagli dorati, questa è della linea J.Lo, quindi quella di Jennifer Lopez. È una bella cinta, mi piace, magari quando si inizia a rovinare il cordino qua lo potrei utilizzare tipo su una borsa, perché mi piace ogni tanto risistemare le mie vecchie borse. Qua dove ci sono i buchini per chiudere la cerniera c'è ovviamente il marchio Jennifer Lopez. Io ho diverse cose del J.Lo, la maggior parte però, vabbè, ho usato un paio di borse, mi sono graffiata con una puntina, quindi ho usato un paio di borse e della bigiotteria, mi piacciono, cioè le borse sono durate tantissimo e le ho sfruttate anche tantissimo. La bigiotteria non ha perso in colore, non mi ha dato fastidio, quindi come materiali credo che sia un... ovviamente c'ha un costo di un certo livello, però i materiali comunque utilizzati dentro per la creazione dei prodotti credo che siano buoni. Sempre per Natale i miei genitori mi hanno dato ovviamente liquidi in mano che io ho deciso di spendere in vario modo. Mi sono fatta fare i colpi di sole ai capelli, poi mi sono rimasti dei soldi e ho deciso di prendere dalla G-Cube la linea quella... extra lisciante. Questo è lo shampoo e questo è il balsamo. Adoro questa linea, l'ho già utilizzata e c'è anche la recensione, vi lascio magari i riferimenti, il link per andarla a sentire. Comunque mi piacciono tantissimo, il profumo non è dei migliori però l'efficacia è eccellente. Da quando ho scoperto questa linea ho utilizzato raramente la piastra, riesco a ottenere un bel liscio, non voluminosissimo, ma comunque un bel liscio duraturo. Quindi appena ho visto che era in offerta per Natale sono corsa al negozio di Abbellezza dove ci lavora una mia amica e ho detto io voglio quelli, mi servono assolutamente. Mia cognata ovviamente mi ha preso qualcosa dalla Crochet perché lei fa la rappresentante. Prima di tutto ci sono un paio di cantoncini, veramente queste erano vicino all'ordine che ho fatto per prendere il regalo a mia sorella, ma per tanto motivo, perché tanto mia sorella non le utilizza. C'è sempre la mia lì qua sotto che è incuriosita da tutto ciò che caccio. Allora, mi ha
mi ha dato come campioncino questo. Cosa sei? Doccia schiuma alla mela candita. Sono sempre comodi, lo dico sempre. Invece questo è un latte vellutato per il corpo al profumo di cocco. Poi le avevano dato come campioncino in una profumeria questa matita della Pupa, la Multiplay numero 9, sarebbe quella nera con gommino annesso e connesso. La metterò da parte, per ora già sto utilizzando un'altra matita, quindi questa qua me la conservo, la userò più in là. Come regalo vero e proprio l'ha messo in questa bellissima pochette rossa e dorata di una grandezza comoda, quella che mi aveva dato l'anno scorso, non so che fine ci ha fatto fare, eppure era molto comoda, molto capiente, a un certo punto è sparita. Io sono una persona che non perde quasi mai nulla, mi è capitato veramente rare volte di perdere qualcosa. Credo che la mia cara sorellina abbia fatto prestito e non l'abbia più restituita. Comunque, nella pochette c'è tre smalti in questi tre colori pastello. Allora, la linea è quella, oddio come si chiama, smalto effetto glitter. Questo qua è champagne rose effetto glitter. Questo è il blu effetto glitter e questo è il verde, che a me sa più di un color Tiffany, forse messa vicino a questo azzurrino sembra più verde, ma da solo mi sembra più sul verde Tiffany azzurro, verde acqua, non tanto verde verde verde. In combinata con questi smalti mi ha preso anche, se li trovo un attimo, trovati i matitoni degli stessi colori. Non guardate un attimo qua la differenza, per esempio, tra il verde, aspettate un attimo, il verde matitone sembra più verde rispetto al verde degli smalti, però vabbè, mie pippe mentali. Sono tre matitoni Jumble, questo qua, con gli stessi nomi praticamente, questo si chiama, se trovo il nome, l'ho detto prima, ma me la sono perso. Champagne rosso qualcosa, questo è il verde e questo qua è il blu. Sono curiosa di vedere, non credo di utilizzarli nella rimentella perché ci sono i glitter oppure che mi graffino la cornea, però come, non so, base ombretto oppure ombretto su tutta la parte da sfumare, vedere un po' la durata. E infine mi ha preso questa che è una palette. Pure il packaging è molto carino, questa si chiama 01 Nude. All'interno ovviamente qua c'è lo specchio, questi più o meno sono i colori e c'è un applicatore a spugnetta che a me piacciono molto. I colori vanno da un rosino, aspettate un attimo, c'è un rosino, un champagnino come dice Clio, un marrone con riflessi, mi voglio accecare, tipo sul relativamente caldi, che con l'occhio celeste fanno contrasto e aiutano a farlo vedere di più. E poi c'è un grigio chiaro e un grigio più scuro, sono tutti shimmer da provare. Io tanto nude, quando ho letto il nome nude pensavo tipo a una naked o qualcosa del genere, invece è più comunque, c'è la possibilità di fare questi smoky, poi vabbè c'è il rosa, il marroncino rossastro, a me piace tantissimo, vabbè, da provare. Una mia amica era stata da MAC e aveva preso la Studio Sculpt Defining Powder, dietro non c'è più il riferimento dei numeri, non so perché l'aveva strappato via, comunque è una cipria. Qua c'è anche lo specchietto, il colore è relativamente chiaro, buono per il mio pelle, era molto più scura, ha sbagliato colore praticamente, ha un buon profumo e ora la metterò da parte perché mi sta finendo quella che ho appena, oddio, come si dice, appena quella finisce inizio a usare questa qua.
Ti volevo chiedere una cosa, perché ovviamente me l'ha data senza contenitore esterno, ma anche queste confezioni fanno parte del back to MAC? Perché io per ora della MAC ho lo smalto, che è per quello che ho le unghie, che ho più, e il rossetto, e quelli sulla confezione incartonato c'è scritto back to MAC. Visto che ovviamente la mia amica la confezione l'ha cestinata, io non so se questa fa parte del back to MAC. E poi sono 5 o 6 prodotti per avere il rossettino. Poi sono passata da Sephora e ho visto che c'erano in offerta diverse cose e ho preso questa linea vecchia di pennelli. Ho voluto prendere il pennello angolato da eyeliner perché in questo periodo, in questo mese, sì, siamo inizio di febbraio, mi sono truccata quasi tutti i giorni con una linea o di matita come in questo caso o di eyeliner in gel, quel che sia, e mi sono ritrovata tante volte a non avere, io praticamente ho due pennelli angolati, quello di Essence è uno molto grande che lo uso più che altro però con le polveri, quindi non riesco a disegnare una linea precisa con quello che è troppo largo, e quindi ho un solo pennello angolato e uno molto fitto a setole molto compatte, e quindi mi trovavo a volte a avere quello di Essence sporco e a utilizzare quest'altro che non era angolato con difficoltà di fare la codina. E visto che l'ho trovato in offerta, l'ho pagato 5 euro, sì, confermo 5 euro, ho deciso di prenderlo, ora lo laverò e lo metterò in funzione il prima possibile, perché non si vede dall'inquadratura, comunque poco più là ci sta quello di Essence, sta finendo di asciugare. Fortunatamente oggi avevo deciso di fare la linea con la matita e non con l'eyeliner, forse quasi apposta. Poi sono passata in profumeria El Charro e ho notato che c'era questo bocciglione da 250 ml di acetone a 1 euro, quindi ho deciso non me lo faccio scappare, visto che a 1 euro ci compro quello da 125 ml, quindi l'ho preso, ho fatto un giro in profumeria, scusa, ti devo pagare solo questo, quindi niente praticamente. Poi sono passata da OVS e visto che mi sta finendo il mascara che sto utilizzando ora e c'era il 30% su molta cosmesi make up da OVS, ho deciso di prendere il mascara puro di Deborah, volume estremo, quello senza parabene, schifezze varie, la linea bio che ha lanciato Deborah quest'autunno. Sì, quest'autunno, quindi ho deciso di prenderlo, l'ho pagato, quanto ti ho pagato? 11,90 euro può essere? No, secondo me c'era lo sconto. Allora, stava a 11,90 euro, ho avuto lo sconto del 30%, quindi meno 3,57 euro, fate 57 euro, sì, centesimi di euro, fate voi il conto. E poi ho preso, visto che mi sta finendo, della Shaka il correttore imperfezioni 01 green e a matitone, proveremo. Anche su questo c'era lo sconto, costava 4,99 euro, ho avuto 1,50 euro di sconto, quindi in totale ho speso 11,82 euro. Se vuoi fare. I miei suoceri sono stati in giro, mi hanno portato un pensierino, una tavoletta molto carina, con questo gattino immerso nelle rose, con il mio nome qua e sotto La Favolosa. Mo cambierò il nome al canale, Elisa La Favolosa, con tutta l'andaradan di intro, eccetera. Faccio fare la musichetta. Schiacciando. Poi dopo i colpi di sole e i prodotti della G-Cube mi erano rimasti ancora dei soldi di mamma e papà e ho preso questa confezione dei provenzali, la linea le mandorle dolci all'interno con tutta la cartina dentro, c'era ovviamente, oddio, l'olio alle mandorle dolci 100% italiano,
ovviamente non testato, vabbè, lo conosciamo come prodotto. Quanto adoro il simbolo del coniglietto. E in più dentro c'è anche, se riesco a toglierlo da questa pagliariccia, il bagno dolce erboristico, ovviamente sempre all'olio idratante di mandorle dolci, pH 5.5, origine vegetale, non tarire, perché per ora non si posso usare, ne ho tanti già aperti. Ok. Sì. E l'olio credo di iniziarlo a usare anche a breve, ora vediamo. Questo me lo metto un po' da parte perché ne ho diversi. Allora avevo deciso, non so, di farmi anche degli impacchi per capelli, oltre a utilizzarlo sul corpo, visto che è un olio 100% puro. Io di solito sui capelli faccio ogni tanto un impacco con l'olio extravergine d'oliva, perché lo prendiamo da un conoscente e sappiamo come è il suo olio, quindi mi fido tantissimo. Però dei provenzali se ne parla sempre bene, ci si fida, ha comunque un lavora bene, ormai sono anni che sta sul mercato e gli ingredienti c'è scritto solo che c'è olio di mandorle dolci, quindi ci fidiamo e magari ci farò qualche impacco, oltre a utilizzarlo come dicevo sul corpo, magari anche per le unghie e le cuticole si può fare. Poi ho fatto un ordine da Amazon, ho preso la custodia sempre per Nokia 146 e 40. Questa volta ho deciso di prenderla, oddio, oh mamma, sta crollando tutto, allora, calma, sta nel freddo. Invece di prenderla al libretto ho deciso di prendere queste che si aprono così. All'interno i buchetti sono tutti al posto giusto, però la poi dove si va a appoggiare il telefono è molto compatto e duro, ma non ha sopra e sotto nessun supporto. Mi trovo relativamente peggio perché è difficile togliere il telefonino all'interno, ma non cade, non ho problemi su questo punto di vista. Preferisco quelle morbide che sono più facili da togliere dal case in senso lato. All'interno del pacchetto c'era anche una penna stilo con il gommino per utilizzare tipo quando uno c'ha i guanti eccetera, che la trovo molto comoda, e due pellicolette che non le ho ancora messe in funzione perché già da un altro ordine avevo preso uno con le pellicolette che sta ancora là, ancora bella incollata, non mi interessa, e un pannetto per ripulire lo schermino. Sì, è sempre comodo perché comunque le dita eccetera si lasciano le improntine digitali. Visto che questo pacchetto tardava ad arrivare, ho contattato il venditore spiegandogli il pacco non mi è arrivato, ormai è passata oltre una settimana rispetto alla data che si era prevista per l'arrivo, come ci vogliamo comportare. Praticamente mi ha scritto di specificare bene l'indirizzo, gliel'ho ridato, dicendo la strada è sempre la stessa, soltanto il comune ha cambiato denominazione, può essere che due nomi differenti abbiano fatto perdere il pacco, qualsiasi cosa. Lui mi ha scritto grazie dell'informazione, provvederemo, e poi non l'ho sentito più. Il pacchetto, povero sciocco, il pacchetto alla fine mi è arrivato, mi è arrivato, quindi ho contentissimo, ho mandato l'email di ringraziamento, il pacco è arrivato, tutto a posto, tutto ordinato, non c'è nessunissimo problema. Non mi hanno più risposto, ho fatto vabbè, non mi interessava avere la loro risposta. Dopo due settimane che era arrivato il primo pacco, me ne arriva un altro, vado ad aprire, praticamente mi hanno rinviato l'ordine senza dirmi niente, però questa volta la confezione è simile per tutto, è sempre quella che si apre così, ma dentro è differente, ha il
case di plastica come piace a me, i buchini sono tutto a posto, all'interno non è rosso ma è questo finto scamosciato in marroncino color cammello. C'è sempre la pennina uguale, identica, rossa con il gommino e una stilo nera. Le due foglie di protezione più il pannetto per pulire. Io non gli ho inviato l'email dicendo me l'avete rinviato, perché poi non mi hanno fatto neanche pagare la nuova spedizione, quindi io non li ho ricontattati. Questo ora me lo metto da parte, quando quello là si rovinerà, si romperà, utilizzerò quest'altro. Poi una mia carissima amica mi ha preso questo milk plate della Elizabeth Grond, è un bagno, gel bagno e doccia, per il bagno e per la doccia, da 250 ml, e a parte potersi aprire così, versare sulla mano, sulla spugna e lavarsi, in confezione c'era anche il dosatore, cosa comodissima. Io lo userò probabilmente con il dosatore, perché è molto comodo, in doccia sei già con l'acqua, cioè sguizza tutto, almeno così è molto più facile e gestibile. C'è un buonissimo profumo. Se Alessandra, se stai guardando questo video, grazie mille. Il profumo è stupendo, ora lo metterò subito in funzione, cioè subito appena smaltisco le ultime cose che sto smaltendo. Non so se hai notato. Ok. Parentesi varie, tutto a posto. Poi mamma mi ha preso questo gel detergente rinfrescante della Clinians, azione quotidiana, idra basic con minerali e acqua di tè bianco, pelli normali e miste, che metterò in funzione questa sera perché ne ero rimasta senza. Scusate, ecco, cercando di appoggiare le cosine su una sedia che avvicino così non mi ammazzo, per cercare di rimanere nell'inquadratura mentre appoggio. Poi sempre mamma mi ha preso della Jafra un contorno occhi con SPF 15, contentissima. Poi sono passata da Tiger, che sono passata per la stazione di Napoli, avevo più di mezz'ora ad attendere il cambio del treno, ho fatto una passeggiata da Tiger e ho comprato questo massaggiatore pulitore del viso, quello che usa anche Rolla spesso e volentieri. Ero incuriosita, a costo di 3 euro, cioè proviamo. E infine io voglio far vedere il regalo che mi ha preso mia sorella per Natale. Praticamente ha trovato questa edizione di Chuck di Johnny Depp, l'ha trovata su una bancarella, me l'ha presa. Ma il regalo vero e proprio, io ho iniziato ad aprire tutta contenta che avevo, mia sorella mi aveva regalato una cosa di Johnny Depp, perché è il nostro attore preferito in comune. Apro, ups, si sente già cadere, apro la prima pagina, apro la seconda, non so se notate, qua c'è della colla sopra. Incollato con un po' di scotch c'era questo ciondolo specialissimo a forma di cuore. Questo è una medaglietta per cagnolini a forma di cuoricino, non so se si riesce a vedere, ora cerco di fare uno zoom. Allora, non so se si riesce a vedere, ma mi ha fatto incidere Maggie. Abbiamo pianto come due fontanelle, come se non ci fosse un domani. Per chi segue il mio canale da un po' sa chi è Maggie, sa cosa, cioè più o meno sa cosa è successo, che non è più con noi. Anche l'anno scorso mi fece un regalo speciale, tutto un collage di foto di Maggie, e quest'anno questo bellissimo ciondolo. Ho deciso di cercare una catenina abbastanza lunga da poterlo tenere sempre addosso, più o meno all'altezza del cuore, anche all'interno delle magliette, senza mostrarlo ogni giorno.
perché è veramente una cosa speciale. Avevo pensato anche di utilizzarlo come portachiave per averlo sempre con me, ma è meglio usarlo come ciondolo all'altezza del cuore. Un'altra cosa che ci dobbiamo fare insieme è il tatuaggio con la zampina di Maggie nella stessa posizione. Se lo merita. Maggie si merita questo ed altro. Ok, basta parlare di Meghina, tanto è nel mio cuoricino sempre, però visto che ci siamo, ci vuole un altro saluto da parte di Amelie che sta dormendo. Ciao ragazze, stavo facendo la ninna con l'antipatico, mi ha svegliato, svegliato. Buonanotte. Oh, povero. Allora, io vi saluto. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Vi mando un grosso bacio anche da parte di Amelie. Ciao, ciao. E in gamba.